Lucio Brando, neo allenatore della Juventus Domo, tante domande ti hanno fatto in conferenza stampa, io mi sono limitato a osservarti, ti conosco, conoscevo quasi le risposte, faccio il presuntuoso, dico, mi sono concesso il lusso di poterti osservare perché in alcune situazioni ti ho visto parlare veramente con gli occhi, avevi una luce negli occhi che sembrava un bambino arrivato a Gardaland, diciamola con una battuta, è stata la mia impressione o... veramente spizzi voglia, gioia da tutti i pori. Ho idea che potresti cominciare domani a preparazione? Innanzitutto sono contento di che sia emersa poi tutta la parte emotiva, no? che è quella più vera. Sicuramente non sono venuto qua a Gardaland a divertirmi. No, scusami, era la tua espressione di gioia, era finita quella. Sì, no, ho capito benissimo. Sì, sono contento, devo essere sincero, sono contento di tornare a lavorare finalmente in un certo modo, cioè facendo le cose giuste, con i tempi giuste con le persone giuste, è come quando uno va a lavorare contento, no? Si alza tutte le mattine per andare a lavorare contento, piuttosto che non uno che va a fare il proprio lavoro perché deve farlo. In questo caso io sono contento di essere qui, so che non sarà facile, che ci saranno mille difficoltà, però la base di lavoro c'è, io sono molto determinato, sono contento che siano passati dei giorni dall'ultima stagione che mi sta tornando a ricaricarmi un po' le batterie. Adesso magari domani la preparazione no, ma fra pochi giorni comunque mi sto avvicinando sicuramente al pieno dell'energia. Domanda che può sembrare una battuta, ma secondo me non lo è, perché poi alla fine quando ci si lega così tanto, io ti ho visto come la stagione scorsa con i propri giocatori, è quasi fisiologico che succeda. Quanti giocatori, magari scherzando, magari buttandola lì, della scorsa stagione, hanno detto la frase si potesse lavorare ancora assieme l'anno prossimo? Sì, ma è reciproco. Io sono molto orgoglioso di aver allenato i ragazzi che sono stati con me l'anno scorso. Si è creato davvero un gruppo di lavoro bello, forte, sono ragazzi con dei valori umani importanti e quando poi ci si trova bene si è tutti contenti di poter lavorare di nuovo insieme. Questo non sarà possibile magari quest'anno, ma spero di poter rincontrare nel mio percorso tutti quanti loro, perché mi hanno dato tanto e di questo loro lo sanno, non finirò mai di ringraziarli. Tu sai perché te l'ho detto, abbiamo parlato molto spesso anche della vedendola da fuori entrambi di Domodossa, che durante a un certo punto della stagione, quando la Juventus Domo ormai aveva perso la possibilità di vincere il campionato, il presidente della Juventus Domo si lasciò andare a una considerazione che era un complimento: se dovesse vincere la Virtus Verbania, anche se è Verbania, io Verbania non la amo, per usare un eufemismo, però che la vinca Brando e i suoi ragazzi, tutto sommato mi fa anche felice. Ti ricordi, parliamo di questa cosa, è un attestato di stima notevole. Il fatto di avere un presidente che ti stimoli, che ti stimi, scusa, così tanto, fino a quanto è stato importante? Innanzitutto credo che oltre la stima nei miei confronti, il presidente sia anche una persona che riconosce i valori umani oltre che a quelli tecnici, quindi è un'ottima persona e devo essere sincero, almeno da parte mia abbiamo trovato subito una buona alchimia veramente sin da subito. Una persona che ho sempre stimato, ma per i gesti che aveva compiuto nel frattempo anche nei miei confronti, di questo io l'ho sempre ringraziato. Che sia importante, certo che lo è,
credo che davvero ogni allenatore sogni di poter arrivare in una società dove ti stimano davvero, dove non sono parole di circostanza ma sono sentite davvero. In questo caso mi arrivano veramente tutte, anzi addirittura forse anche troppo, ma questo è riempio di orgoglio, perché vuol dire che comunque fino ad oggi si è lavorato bene, vuol dire che si è dato un messaggio positivo all'esterno, ma questo non vuol dire nulla. Si riparte sempre da zero, ogni giorno c'è da conquistarsi la pagnotta. Proviamo a parlare di campo, anche se è un po' presto. La scorsa stagione dicevano, inizio stagione, che sarebbe stato un campionato di eccellenza più facile perché non c'era la corazzata Gozzano. Alla fine si è dimostrato un campionato molto livellato, dove si andava su tutti i campi a dover far punti, quindi è stato, diciamo così, smentito quello che inizio stagione si diceva. La prossima stagione del campionato di eccellenza, come la vedi tu in base a come è finita, alle squadre come hanno finito e alle voci che girano? Non dico le avversarie più accreditate, però temi qualche sorpresa o credi che saranno sempre le solite? No, ma sarà un campionato ancora più difficile, ma ne sono estremamente convinto. Un campionato che ancora di più sarà livellato verso l'alto. Io non credo che in Piemonte ci sia un campionato così qualitativo, ma credo veramente in nessuna categoria. Ne sono abbastanza convinto di questo. Ci sono tante squadre, che dicevo prima, conferenza, che stanno allestendo degli organici importanti, stanno crescendo anche dal punto di vista proprio societario, quindi mi aspetto di andare di nuovo a fare la guerra su ogni campo, ma ben venga, nel senso che poi alla fine, se dovesse andare bene la stagione ed essere positiva, sarà stato ancora più bello. Un'ultima domanda, poi ti lascio andare, ma è una semplice curiosità e battuta che potevo farti ai microfoni spenti. Ponendo la situazione per Bagna normale, come se fosse normale, Serie D, e per salvarsi, presumo, di partenza, e Juve Domo di eccellenza, a parità, Lucio Brando da cosa sarebbe stato stimolato? Farsi un anno in Serie D o fare un'altra stagione di eccellenza per vincere un campionato? Così, a pelle. No, io non sono ipocrita da negare quello che io ho in testa. L'unica cosa che mi avrebbe allontanato da questa società sarebbe stata la categoria superiore. Io lì voglio arrivarci, e in questo momento nessuno mi vuole togliere, mi deve togliere dalla testa questo, è una cosa che voglio provare a fare, mi sento pronto per farla, e la società ambisce alla stessa cosa. Poi ripeto, sarà difficile, molto difficile, però di una cosa sono certo, che un giorno, e spero presto, la farò. Bocca al lupo, buon lavoro allora. Crepi, grazie.